dove conduce. E al limite, non so, farei un'occhiatina anche al controllo medico, se per caso ci sia bassa pressione o altre cose, ma non gli darei peso più di tanto, però la seguirei, la ascolterei questa sensazione, perché è importante ascoltarsi Sì, tutte dentro. quante le sensazioni appunto devono essere ascoltate e seguite. No, io volevo un attimino così dare un'interpretazione sul discorso che io dico una cosa e qualcun altro la ripete o lo dice con me. Benissimo, beh, c'è un discorso culturale, cioè nel senso che noi viviamo con una certa società che ha una determinata cultura, di conseguenza certi meccanismi di pensiero sono comuni, certe associazioni di immagini esistono, cioè nel senso che noi le percepiamo e associamo ad esempio certi discorsi, certe frasi, certi oggetti a certi pensieri. E basta per esempio pensare al discorso esempio, anche dei computer. I computer esempio, ci Pronto? aiutano a pensare tutti quanti. Ciao. Pronto? Sì, pronto? Pronto, Sì. sono Flavio. Ciao Ciao, Claudio. dimmi, Flavio. Ho sentito che hai avuto del... Pronto? Sì, pronto? Ho sentito che hai avuto degli sbalzi di pressione. Flavio, Sì? scusa, avete fatto, scusa, no, c'è una cosa che abbiamo stabilito io e sei quello di Padova che l'altra volta è intervenuto Sì, sul... sono quello. Ecco, guarda, c'è una cosa fondamentale. Io mi sono imposto anche su un Claudio. L'altra volta io mi sono profondamente arrabbiato con te, perché hai offeso, solo per la semplice appartenza a una categoria, alcuni nostri Le ascoltatori, le casalinghe. casalinghe. Benissimo. Siccome io sono un tipo abbastanza determinato su queste cose, siccome io reputavo che... No, piano, se tu chiedi scusa alle casalinghe e ai casalinghi, io ti lascio parlare, altrimenti Sì, ti chiudo il telefono. chiedo scusa a tutti Ecco, bene, parla. e anche ai casalinghi anche. Anche le casalinghe. Sì, ma guarda che il fenomeno dei casalinghi è sempre più diffuso nella nostra società e non è da Sì, ma io sono trascurare. casalingo in effetti, eh. No, perché poi parlare di casalinghe mi viene sempre in mente un film. Non so se posso citare, che ho visto tanto tempo fa, che si intitolava Le Casalingue. Vabbè. Comunque no, a parte scherzi, vabbè, ho Accettiamo le tue capito. scuse. Sì, ecco, voglio dire, accettate anche l'ironia, anche Sì, perché, no, d'accordo. voglio dire, poi insomma, non gettiamo via il bambino con l'acqua sporca, insomma, Sì, no, che pare che ma abbia visto infatti tu sei solo. stato intelligente e hai chiesto scusa. D'accordo, Sì, d'accordo. comunque Scusa, ma prosegui. stai scherzando? Ma anche mia madre è casalinga, ma cosa vuoi? Ascolta. Dimmi. Invece volevo un attimo fare questo tipo di riflessione. Cioè, l'ultima volta, voi no, penso che riteniate con me che esistono delle credenze pagane che vengono comunemente dette anche superstizioni o credenze superstiziose, che sono modi in cui diciamo, l'immaginario popolare, collettivo, si costituisce da sempre dall'alba del mondo. E, secondo voi queste forme che non possiamo definire, non possiamo dire che sono nate in un determinato periodo, possiamo definirle eterne? No, No, ce ne sono alcune che sono sono legate alla società, culturali. sono legate alla società anche, al tipo di cultura. Sì, ma legate, sì, logico che sono legate alla cultura, perché naturalmente da quando è presente l'uomo è presente anche la sua cultura, ma sono forme che si costituiscono da sempre, si può dire, no? Dall'alba del mondo, sono forme No, perché tanto per dire superstiziose, esempio, ti faccio l'esempio, gli ebrei diciamo. hanno il corso dei profeti, dicono che il profeta può arrivare soltanto a bordo di un'asina bianca. Finché non ci sarà un'asina bianca in Israele, il profeta non potrà arrivare perché deve essere cioè sul dorso di un'asina bianca. Per noi pagani può arrivare anche a piedi un profeta se esiste, se poi noi non crediamo nella profezia. Ad esempio, gli israeliani stanno finanziando le campagne genetiche, di ricerca genetica, per ricreare la razza, ad esempio, della mucca dalle corna rosse e dalla pelle rossa, perché dicono solo tramite la cenere, ad esempio, della mucca rossa, il popolo può essere purificato. Ad esempio, per noi, per purificarci si basta l'acqua, cioè è un discorso proprio di cultura. Sì, ho capito, no, ma forse non mi sono spiegato. Non era quello che volevo dire io. Volevo dire che ci sono delle credenze po che possiamo definire pagane in senso lato, che non sono, che possono essere anche razionalizzate, ma non possono essere eliminate dall'immaginario collettivo, no? Ci sono da sempre, come dire, hanno un'evoluzione, sì, magari vengono coperte da altre sovrastrutture, ma poi alla fine sono delle cose
che diciamo colpiscono l'immaginario collettivo e che poi praticamente affondano le loro radici nella notte dei tempi. Faccio un esempio. Volevo di queste fare cose. Questo discorso qua come prologo invece a un discorso un po' più generale che volevo fare, perché poi non dimentichiamo che secondo me io davo molta importanza alla storia, ecco. E siccome c'è la storia, io penso anche che vada in qualche modo studiata, ecco, approfondita. Volevo dire una cosa, prima fare un discorso di questo tipo, no? Allora, voi vi professate pagani, no? E per carità, avete una cultura molto ampia e quindi, voglio dire, parlate con diffusione del con perizia di paganesimo e cristianesimo. Ora, dal momento in cui voi, nel momento in cui voi vi professate, vi dite pagani, siete consapevoli di recuperare un paganesimo determinato, cioè in una sua forma storica, oppure recuperate il paganesimo in una forma sovrastorica? Mi spiego meglio, se voi recuperate il paganesimo nella forma storica determinata, cioè come il paganesimo era vissuto centinaia di anni fa, e per esempio vi mettete per esempio ad adorare un dio, oppure ad adorare una fonte, ad adorare un santuario, più che, che paganesimo, questo diventa una specie di rievocazione storica, hai capito? Sì. Non è, a quel punto non possiamo più parlare di paganesimo genuino. Allora, possiamo, aspetta che finisca. Sì, no, no, io ho capito. Perché manca la seconda parte. Sì. Non potete più parlare di paganesimo nel senso genuino del termine. Potete parlare in quel caso lì di rievocazione storica, come ce ne sono tante di origini pagane nella nostra società, no? Però se voi lo recuperate, il paganesimo, nella forma sovrastorica, e cioè non in forme storicamente determinate, non siete più pagani in questo senso. Cioè non dovete più parlare di religione, ma dovete parlare di filosofia, cioè voi dovete dar conto di una visione del mondo globale e dare ragione in maniera sistematica di ciò che credete, quindi tutt'al più potete dirvi filosofi pagani in questo senso, ma non pagani nel senso in cui nel senso diciamo in cui ho detto precedentemente, quindi potete dirvi neoplatonici per esempio, potete dirvi aristotelici, ma non pagani secondo me, avete capito cosa intendo sì, dire? Abbiamo capito. Perché, e concludo dicendo, perché diciamo voi ragionate, no? Fate delle affermazioni e cercate di provarle dando, diciamo, cercando di spiegare una vostra visione globale del mondo. Voi lo fate questo, non dire che non lo fai. Perché tu tenti di dare una visione filosofica, certo, del mondo. Sì, ecco. Ma non lo voglio mica imporre. Allora è normale questo. E per farlo che cosa usi? La ragione, no? Ecco, per qualunque pagano colto, per esempio, del secondo secolo, qual era la differenza tra lui e un cristiano? Ecco, un pagano colto ti avrebbe risposto che la differenza tra lui e un cristiano era tra la differenza che tra una persona, sto parlando di un pagano colto, la differenza che c'è tra una persona che usa il logos e una persona che usa la pistis, cioè la fede, cioè la convinzione, no, neanche il logos, il logismo, cioè la convinzione ragionata e la fede cieca e stolta, no? La fede, quella di Tertulliano per intenderci, no? Credo perché è assurdo. E cioè la fede era, per un pagano colto, era lo stato mentale degli incolti, cioè praticamente dei contadini, cioè dei contadini, innanzitutto I dei cristiani, ma anche dei contadini in senso lato. I contadini furono gli ultimi ad arrendersi. No, comunque dai, aspetta, no, non dei contadini cristiani, anche dei pagani, ma come intesi come contadini, cioè che credevano irrazionalmente, erano politeisti, ma credevano nelle forme divine in maniera irrazionale, senza ragionarci, cioè avevano una forma di religiosità primitiva, capisci quello che intendo dire? Certo. Per un pagano colto disprezzava anche quelli, cioè disprezzava i cristiani, ma disprezzava anche coloro che si manifestavano la loro religiosità in una maniera primitiva. Comunque prosegue che poi ti rispondiamo. Un pagano colto ragionava così, l'elite, ecco, che poi ci fosse una tradizione religiosa collegata alla politica e quindi al conservatorismo politico nella nobiltà romana, questo lo sappiamo perché ancora nel V secolo esisteva il senato romano e ancora erano legati a dei culti che possiamo definire pagani, ma ormai avevano un valore solo politico, capisci? Avevano un valore di conservazione solo politica. Ecco, quello che volevo dire io. Quindi voi, secondo me,
fareste me, cioè fareste me, secondo me voi siete filosofi, ecco, non filosofi, potete anche dire filosofi non cristiani, ma filosofo adesso ormai non ci sono più filosofi, sì, ci sono ancora filosofi cristiani e non cristiani, ma definirvi pagani, si può anche definire pagani, per esempio ci sono ancora gli aristotelici in giro, e un aristotelico dogmatico si potrebbe definire filosofo pagano, se ci fosse ancora la dicotomia però tra filosofia cristiana e filosofia pagana, ma siccome ora non c'è più, allora non ha più senso neanche dire che sei un filosofo pagano, ma allora solo che sei filosofo. Hai capito il discorso che va fatto? Bene, sì, va bene, d'accordo. Adesso ti diamo una risposta, ti diamo in diretta, così con... Vedi, il discorso fondamentale è questo qua, che il discorso pagano, non esiste un papa che possa dire questo è pagano, non esiste un sacerdote che possa dire questo è pagano, questo non è pagano, non esiste un certificato di autenticità, non esiste una registrazione, non esiste un diritto d'autore. Di conseguenza uno può dire, vabbè, questo è il mio paganesimo, però non deve contrastare con gli altri. Noi abbiamo avuto tempo delle polemiche con alcuni gruppi che più o meno hanno queste tematiche come le tue, dicevano, fa, il paganesimo è questo. Non è vero, col calo che il paganesimo è questo, il paganesimo è un'infinità di cose e nessuno può stabilire, arrogarsi il principio di dire, io determino cosa è il paganesimo, il politeismo, la stregoneria. Tu hai una tua via al paganesimo, alla stregoneria, e di conseguenza è una via all'interno del paganesimo. E poi non si fa un discorso di rivisitazione archeologica, perché è giusto anche farlo, c'è chi lo fa. Io tanto per te conosco dei gruppi americani che hanno rifatto il Senato romano, hanno tutta quanta la ritualità romana, quando mi scrivono ave e così via, tutto quanto, questo la possono benissimo farlo, perché la loro sensibilità li porta a questo, perché la loro tendenza è questo, cioè loro vanno ad appagare un qualcosa che è loro, di conseguenza si sentono realizzati o realizzano qualcosa. E li riconosciamo comunque come pagani, li riconosciamo comunque anche dei pagani che per esempio hanno, loro pensano anche alla reincarnazione, no Francesco? Sì, cioè, esatto. Noi non siamo d'accordo con loro, io nego assolutamente l'effetto, infatti l'ho già detto molte volte, però con questo non significa che nego il loro essere pagani, cioè fa parte del loro divenuto e del loro modo di essere. Per quanto riguarda poi il nostro paganesimo, io ho sempre affermato che dal periodo Sillano in poi a Roma l'avvento dell'imperatore, delle guerre civili con l'avvento dell'imperatore, ha distrutto quello che era il paganesimo, è diventato sempre più comando sociale, fino all'avvento dell'uomo Dio. Cioè le degenerazioni del paganesimo ci sono sempre state. Gli Assiri, per esempio, erano pagani, ma erano dei macellai incredibili, sì, ma... sono stati distrutti da altri pagani, però il loro essere macellai non era dovuto al paganesimo, era dovuto all'essere macellai. Sì, era una manifestazione della loro modo di essere, della loro natura. Che non aveva niente a che vedere con la religiosità, oltretutto furono sconfitti da altri pagani, ma quello che vogliamo dire noi non è che noi non riconosciamo nel paganesimo le degenerazioni, il cristianesimo stesso è una degenerazione del paganesimo. Il primo dio ebraico fu un dio di accordo alle varie tribù che dichiararono un dio unico per mettersi d'accordo, per cui anche il cristianesimo è una degenerazione del paganesimo, una degenerazione che ha avuto il sopravvento. Però noi riconosciamo tutte queste cose, dopodiché noi ci ricollochiamo dal punto di vista filosofico e dal punto di vista religioso, però soprattutto dal punto di vista religioso, perché ciò che mi ha portato a me ad essere pagano, a dirmi pagano, è il fatto di essere religioso, non di essere uno studioso. Io non sono uno studioso di filosofia, io studio filosofia per riuscire a capire le cose, a capire quello che mi succede, però io non sono un studioso di filosofia che ha costruito un sistema filosofico. Io sono uno che ha un impatto col circostante e dall'impatto col circostante ha dedotto un sistema filosofico. Per cui io fondamentalmente sono ignorante da questo punto di vista, in quanto ciò che studio è per capire. Sì, mi ricordo sempre il numero telefonico per chi vuole intervenire, che è 049 700 700. Io proseguo appunto su questa tematica del discorso del politeismo e del paganesimo. Il paganesimo non è una cosa che si è manifestata come il monoteismo nel passato, cioè il dio dei cristiani, il dio dei monoteista, il profeta Maometto, i patriarchi di Israele, sono avvenuti in un certo tempo, si sono manifestati con un certo periodo di durata di tempo e tutto quanto deve avvenire in conseguenza di quello che loro hanno fatto. Per noi pagani questo non esiste, cioè esiste una continuità assoluta e la manifestazione può essere sempre continua e costante e quotidiana. Sì, grazie. Ciao. Pronto? Sì, parla pure. Pronto, prontissimo. Sì, sì. Sono ancora io, Giovanni Coletto. Chiedo per cortesia, prima che intervenisse quest'ultimo radioascoltatore, sì, se per favore portate a termine quanto stavate dicendo su ciò che avevo detto. Ah, sì. E poi chiedo per cortesia se mi date una spiegazione che cos'è il sogno. Perché delle volte sogno e delle volte non sogno.
Sì, va bene. Ecco, chiedo una spiegazione per cortesia. Da che cosa può derivare, insomma, questa cosa? Ecco. Noi possiamo dare la spiegazione normale. Ecco, una no, come la volete voi. D'accordo. Saluto tutti i radioascoltatori. Ciao, buonasera a tutti. Buonasera. Arrivederci. Allora, in effetti ha anche ragione lui di arrabbiarsi, però noi siamo costretti spesso a interrompere le risposte che vogliamo dare per continuare i discorsi. Cioè, questa è una radio che è aperta alle telefonate, e le telefonate hanno la precedenza. E dunque, anche se magari qualche volta le telefonate ci bloccano altre telefonate. E il sogno, che cos'è il sogno? Il sogno è il momento in cui l'uomo scarica le sue tensioni. Sono dei momenti di rilassamento della vita. Il sogno può essere trasformato soltanto attraverso la volontà, cioè cercando di sognare, imponendo a se stessi di, quando si sogna, farci sapere che si sta sognando. Cioè praticamente, prima della dormire si dice, io voglio essere sicuro che sto sognando. Dunque, nel momento stesso in cui io sogno, devo, non so, per esempio, alzare le mani e guardarmi le mani, così io so che sto sognando. Allora a quel momento il sogno si rivitalizza, ma il sogno non è altro che l'elemento in cui l'individuo scarica le sue tensioni psicologiche, sono un modo per rivivere le tensioni nel quotidiano, sono un modo per rigenerare la persona, per fargli affrontare il giorno dopo. Le tecniche del sognare e le varie tecniche anche della meditazione sono solo delle tecniche, cioè sono degli strumenti per compattarci, per vivere meglio, per concentrare la nostra attenzione, però sono solo delle tecniche e il sogno ha questa funzione. Normalmente noi sogniamo poco, cioè le persone sognano poco, quando si spegne il corpo luminoso addirittura non sognano più per niente. Sognano poco perché si stanno spegnendo, cioè il sogno è un momento di vita. Cioè esprime la vitalità della persona. Quando la persona si spegne anche il suo sognare, il suo sogno. Comunque il sogno è il momento di scarico delle tensioni, è una rivisitazione delle tensioni quotidiane. Dopodiché, da questo, noi possiamo costruire il sognare, cioè vivere il sogno. Sì, casomai io mi sono preso nota, proseguiremo sul discorso del sogno, tanto diamo spazio ad altre telefonate. Ciao Anna, dimmi tutto. Pronto? Sì, ti sentiamo. Sì. Anna, vai tranquilla, dai. Secondo me invece il sogno, beh, a parte il fatto che hanno detto che noi sogniamo ogni notte, solo che non ce lo ricordiamo. Certo. Almeno scientificamente sì, dovrebbe sì, essere così. Secondo me invece il sogno, cioè il sogno. Sì? Pronto? Il dormire. È una cosa che mi è venuta in mente proprio allacciata al sogno. Non è che il nostro addormentarci di sera, è una cosa che chiedo a voi naturalmente, non sia che una morte momentanea, giornaliera? No, assolutamente. No. Assolutamente. Assolutamente no. Sai, c'era su un'epigrafe di Tombale Romano, diceva, fa, sono morto molte volte, ma mai come in questa maniera. Cioè, è talmente una cosa inspiegabile, perché noi quando ci addormentiamo profondamente, sì, non sappiamo più niente, cioè potrebbero ucciderci, portarci via, rapirci. Beh, il nostro cervello però rimane ancora vivo, le funzioni vitali rimangono. La vigilanza rimane, c'è solo l'abitudine a perdere la vigilanza. Ma tu prova a avvicinarti un gatto mentre sta dormendo, a vedere se non è ancora vigile. Beh, mentre dorme. Il gatto sì, ma prendiamo per esempio me. Beh, io mi ricordo quando ero militare, che avevo dei compiti particolari, io dormivo e ero sveglio, cioè ero vigile dormendo. Beh, io non so come fai tu, a me non mi riesce, cioè quando mi addormento, guarda, ci sono notti in cui soffro di insonnia, ma quando sono fortunata che mi addormento sul serio, addirittura mi succede a volte che vorrei svegliarmi, sì, perché magari sto facendo un sogno orribile come quello che ho fatto domenica. Sai, sogno dove vedi i tuoi parenti. Io ho visto i miei fratelli morti in un incidente stradale. Una nonna mi ha detto che non mi devo preoccupare perché il morto, cioè se sogni che qualcuno muore gli allunghi la vita, spero che no, sia vero che non mi abbia preso. È una tensione di affetto che c'è verso la persona, ha paura di perderla. Ah. È una tensione d'affetto, sì. Ecco. E niente, io mi volevo svegliare, volevo aprire, no, non posso dire che mi volevo svegliare, io volevo aprire gli occhi per interrompere quel dolore che stavo provando in quel momento e le palpebre erano talmente pesanti, non mi riusciva.
Niente. Per questo ti dico che ho pensato alla morte, alla mia morte. Sì, ma mi sembra che tu pensi un po' troppo spesso alla morte. Sì, beh. Cioè, invece di vivere la morte come piacere, no? No, cioè, ma la morte è un piacere, non c'è, in fondo. Da quando nasciamo l'unico motivo per cui nasciamo è quello di morire, cioè sicuramente moriremo in ogni caso, pensa, anche se prolunghiamo la vita, no? Pensa ad esempio una cosa, in alcuni castelli nel Medioevo c'è scritto la morte ci deve trovare vivi. Non ho capito. La morte ci deve trovare vivi, cioè noi dobbiamo vivere. In alcuni castelli del Medioevo? C'era un'insegna che diceva la morte ci deve trovare vivi. Ah beh. Bella questa, lo so, non mi ricordo più dove l'ho sentita. Però non è che io penso... Cioè, pensi in termini angosciosi. Sì, beh, io sono angosciata. Io sono di mio, proprio di natura angosciata. E sto... io vivo nell'angoscia della morte. Dunque, la mia è una vita non vita. Sì, infatti, ho un non senso. Però vedi, ad esempio, tu stai facendo un'opera magica, ad esempio. Stai facendo un'opera magica. Nel senso che quando uno ha un'angoscia così forte, di magia, dice per attenuarla la devi condividere con gli altri. Di conseguenza la mia angoscia che è così forte, il fatto di condividerla, di trasmetterla agli altri, riesco a distribuirla. Tu devi pensare, adesso vi scarico addosso questa mia angoscia giornaliera, a volte quando mi sembra che la morte ormai si stia... avvicinando? Sì, che mi stia proprio prendendo, ci sono delle volte a cui la combatto e a volte dico ok... Vieni, prendimi e portami via, basta che non mi fai più vivere questa angoscia. E allora mi passa tutto. Sì, esatto. Cioè praticamente la prendi per il collo. Sì. Cioè praticamente è come se in quel momento la prendessi per il collo. Sai quando dovresti ascoltare? Ti ricordi le canzoni di Andrea, l'album di Andrea che diceva non all'amore, non al cielo, né al denaro? Sì. Puoi ascoltarlo, ti può dare delle belle indicazioni sul fatto di come deve essere modificata la vita. Ho capito. Sì, no, ma in effetti alcuni apprendisti stregoni, no? Fanno una capitalizzazione della loro vita, cioè fanno un riassunto della loro vita, no? Dico, cosa ho io? Cosa ho fatto io? No? Come sono diventato io? E fanno questo elenco, magari o se lo scrivono o se lo ripetono a memoria. Poi alla fine si dice, io non ho mai fatto sta roba, però si dice che alla fine di aver elencato tutto ci si accorge che in fondo aver paura di qualcosa è una stupidaggine, cioè una cosa che non ha senso. Invece io quando penso, cioè quando anch'io faccio questo elenco, mi chiedo sempre cosa ho fatto io per essere così nel mio animo, nel mio intimo, perché questa angoscia che mi attanaglia di continuo, perché non vivo. Esatto, cominci a fare la ricerca, usa il sognare, cominci a dirti, io stanotte voglio trovarmi le mani nel sogno, voglio sapere che sto sognando. Sai cosa fa mia figlia? Cosa? Quando lei ha un sogno che non gli piace, gli dice questo sogno a me non mi piace, io cambio sogno. Ma bisogna essere forti, Cristo, per fare questo, io non sono. Lei dice, tu fai parte del mio sogno, non rompe le mie scatole, sennò io ti cancello. Claudio, non è un'utopia quella che stai dicendo? No, è mia figlia qua dietro di me, mia figlia lo fa. Grazie a lei. E gliel'ho insegnato fino a quando ho cominciato ad avere le mestruazioni. Quanti anni ha tua figlia? E 15 anni, appena fatti. Ho capito, auguri. Grazie. Vabbè, vi ascolto. Ciao Anna, ciao. Sì, sì. Pronto? Sì, pronto, sì. Ciao. Sono Marisa, ho sentito che avete intavolato un discorsetto molto allegro, però volevo dirvi una cosa ne pensate anche voi? Dunque, la morte, dicono, tutti dobbiamo morire, ma tutti ci comportiamo come fossimo immortali, è vero? È vero. Poi ci sono delle eccezioni, che è un po' di psicosi, adesso non lo so perché la signora appena trovata non è in ascolto, comunque sì, non è normale pensare alla morte, però in Oriente, in India, fanno una meditazione quotidiana sulla morte, proprio insegnano il culto che hanno nella loro cultura, perché loro se muoiono poi migliorano, forse per quello hanno un bel rapporto con la morte. L'avete sentito voi? Basta pensare che gli antichi greci, l'altro nome ad esempio dell'Ade, cioè diciamo dell'altro mondo, era Plutone, cioè il dio della ricchezza. Sì, no, io non parlo di migliaia di anni fa, parlo attualmente in India, i miei figli sono stati e hanno detto loro hanno un bellissimo rapporto con la morte, non hanno paura, anche che la può bruciare un cadavere, le ceneri. Gli hanno portato a casa due urne per le ceneri,
insomma, in quel momento ho detto, oh ragazzi, che bello, anche io, insomma, pian piano, sparite, belle, sai, tutte lavorate, cioè, certo. Io sono proprio, di quelle sarei, insomma, non sono così superiore a dire la morte, così come ridere, come, però, piaccia o non piaccia, bisogna che moriamo. Ma infatti? Se non ci fosse la morte, noi non ci saremmo, dunque è una cosa positiva, è progresso. Esatto. Voi cosa ne pensate? Sì. No, siamo perfettamente d'accordo con te, Marisa. Ah, per carità, bisogna che ci adattiamo. E infatti, se non ci fosse mai stata la morte, dove ma non saremmo neanche mai nati, ragazzi, ma non infatti, noi. Noi siamo nati solo per morire, dopo facciamo un miliardo di altre cose, ma il scopo della nascita è quello di morire. Come? Lo scopo della nascita è quello di morire, dopo facciamo un miliardo di altre cose. No, un momento, quando che nasce un bambino tu gli dici questo muore, tu pensi questo diventa grande, diventa bello, questo fa questo, questo fa quello. Però inevitabilmente, però tu non puoi capire... Il significato dovrebbe essere reale, quello, ma è che non ci pensiamo, ed è giusto che non ci pensiamo, oh santo cielo, però succede come quella signora, io proprio non la invidio, poverina, pur essendo anch'io d'accordo abbastanza, sì, la morte, insomma, ragionandoci, c'è poco da fare, se non ci fosse la morte noi non ci saremmo, e qua non ci piove, però non ci piace, non c'è niente da fare, ragazzi. A me piace. Morire, pensare alla morte. Beh, è il successo della mia vita. Io se tutto va bene riuscirò a partorire il corpo luminoso quando muoio, se tutto va bene. Ma lo fai per scaramanzia perché... Naturalmente spero che sia più tardi possibile. E io sono con te allora, sono con te. Anche perché spero di non avere, sai cosa che mi dispiacerebbe, una morte di quelle consapevoli, coscienti, sì. Che sai... Il modo con cui si muore, dormire forse. Dormire nel sonno, non pensare, perché dopo un po' soffro di claustrofobia, pensare che sono dentro. E allora dico, mi faccio bruciare, mi faccio cremare, o faccio mettere anch'io nella tomba, poi là, se hai dei problemi per farti cremare, basta che fai la donazione organi. Sì. Io guarda sarei contenta, però mi hanno detto per i superstiti non è bello. I figli, i nipotini, dove vanno? Ma ho detto io vi lascio. Pensi a vivere loro? Sai cosa che ho detto io? Vi lascio, sono proprio amata, vi lascio le ceneri che voi le portiate con voi, ma dopo non durano perché se le mettete in frigorifero, ma se traslochiamo, ma... le portate nella casa nuova. Si sono guardati, non erano mica molto soddisfatti. Ma loro che si tengono, lo ricordo. Cimitero, hai capito, non le vogliono in casa. Invece mi piacerebbe che come metterle sul comosta con loro, poter metterle nell'orto del giardino. Non gli basta il ricordo. Non avrei tanta paura così. Invece ho proprio paura, io sai, sono proprio normalissimo in quello, però non ci penso. E penso che sia progresso veramente, che si pensa profondamente, piace o non piace ragazzi, mio figlio dice mamma che cose sciocche, sì, allora cambio discorso, perché è sempre il discorso di superstiti, poveretti, quello il fatto. Sì, superstiti, poverini. Loro dici che... Imparino a vivere la vita invece. Se la lasciano passare tutti. Sì, sì. Va bene, il problema grosso è per noi. Comunque ragazzi vi ascolto. Ciao. No, sul discorso della morte si può fare anche una considerazione dal punto di vista simbolico. Il fatto che qualcuno tipo sogni della morte e della necessità di portare a galla qualcosa che è nascosto, pronto? Che è sepolto, che non c'è, pronto? Che avrebbe bisogno di essere manifestato. Flavio, sono ancora sì. Io. Ciao. Scusa se l'ho interrotto un attimo, concludi pure se vuoi il discorso. Sì, no, infatti io appunto volevo terminare sul corso della morte. Sì, dal punto di vista simbolico, il fatto della morte, il di sognare la morte, è un indice della necessità di qualcosa che noi abbiamo trascurato, che è lì fermo, che pesa e che deve essere portato alla galla. Difatti, per quanto riguarda ad esempio il discorso sempre della morte, gli antichi avevano Plutone, che era anche il dio della ricchezza, cioè vuol dire che c'è qualcosa di nascosto, che ha bisogno di essere portato fuori, di essere conosciuto, e ne può diventare una ricchezza. Il fatto appunto di questo pensiero così ossessivo, così forte, indica di un qualcosa, che ci sono varie poi motivazioni dal punto di vista psicologico. Difatti anche esiste una psicologia di tipo proprio politeista che dà delle indicazioni su come utilizzare questi sogni di morte o di come indirizzarli. Io tanto per dire posso dare delle indicazioni che dicono, esiste un autore che è Bolen, ha fatto due libri fondamentali che sono Gli dèi dentro l'uomo e Gli dèi dentro la donna. Nel libro Gli dèi dentro l'uomo lei va a indicare tutto quanto quello che significa, quello che rappresenta la morte, della necessità ad esempio di scoprire perché questo sogno si ripercuote, perché dicono se io lo riesco a interpretare, lo riesco a scendere nell'Ade, cioè nella morte, troverò Plutone, e Plutone come porta alla ricchezza. Ad esempio basta pensare
tutti quanti la meteorologia che c'era, ad esempio, di Persefone e di Core, della necessità di scendere per recuperare la figlia, di riportarla alla luce. Questo è un percorso iniziatico che tutti devono compiere. Logicamente, e non tutti lo fanno, perché non tutti hanno questa sintonia, hanno questa necessità. Logicamente, per le persone che sentono questa necessità lo devono fare, perché è la loro via. Il fatto di averne paura è una limitazione, ma questa paura va vinta. Cioè, più che le volte non è una paura esterna, è una paura che si manifesta, che ha bisogno di essere combattuta. Addirittura Punk, era il dio del panico, prendeva paura della sua stessa paura, cioè lui stesso si spaventava, proprio perché era così forte, e addirittura lui fuggiva. Difatti esistono delle tecniche, cioè nel senso che ci sono vari comportamenti, cioè nel senso che noi possiamo lottare, noi possiamo combattere, noi possiamo fuggire, però non abbiamo alternative, cioè noi queste cose le dobbiamo fare, e soltanto con la lotta o, diciamo, o col percorso possiamo superarle. Comunque, scusa se t'ho bloccato così a lungo, comunque parla pure. Sì, no, volevo dire che quando si parla della morte, spesso si dice si ha paura della morte, eccetera, ma non è tanto la paura della morte in sé, in quanto tale, ma è proprio, in maniera più specifica, è il passaggio, cioè il passaggio dalla vita alla morte che spaventa l'uomo, non tanto la morte in quanto tale, perché come diceva Epicuro, ti ricordi quando Epicuro diceva perché avere paura della morte? In fondo quando ci siamo noi non c'è la morte, quando c'è la morte noi non ci siamo, ma non è quello il punto, il problema è il passaggio, è quel momento in cui l'uomo si trova di fronte all'abisso e quando gli si spalancano le porte dell'abisso che l'uomo teme di aver paura, e quando si trova di fronte a un mare senza sponde che confini non ha, è quello il problema, è il passaggio, quel momento che può durare un secondo, può durare un'eternità, noi non lo sappiamo quanto durerà quel momento, ma non è la paura della morte in quanto tale, è quello che lo spaventa, è quello che spaventa l'uomo e che ha costretto l'uomo a ricercare numerosissime risposte. In fondo questa è la paura della morte, è una riflessione che nasce da sempre, no? Da quando c'è l'uomo, non possiamo neanche sapere quando. Comunque volevo dirvi invece una cosa a proposito della della religione, della religiosità, anzi, e dell'idolatria, no? Volevo leggervi un brevissimo aforisma di Franz Kafka. Perché di Kafka? Perché è uno scrittore che ha indagato in modo ammirabile e in modo praticamente vivisezionandolo in una maniera incredibile e alcuni sentimenti tipici eterni dell'umanità, come per esempio il peso delle responsabilità, il senso di responsabilità oppure il senso di colpa, no? Quando si parla di senso di colpa che poi è un sentimento che poi è stato alla base della sua opera più grande, cioè del processo, no? Sì, di Kafka. In fondo Kafka dice la più grande colpa dell'uomo è quella di essere innocente. Comunque, cioè, Flavio, leggi pure questo brano, poi ti rispondiamo in diretta. Sì. Leggi pure. Dice: la prima forma di idolatria fu certo il terrore delle cose, e a ciò connesso il terrore della necessità delle cose, e a ciò connesso il terrore della responsabilità per le cose. Tale responsabilità apparve così enorme, che non si osò nemmeno addossarla ad un unico ente extraumano, perché la mediazione di un ente solo non avrebbe alleggerito abbastanza la responsabilità umana. I rapporti con un ente solo sarebbero stati ancora troppo lordi e sudici di responsabilità, perciò venne attribuita ad ogni cosa la responsabilità di se stessa. Più ancora, venne attribuita alle cose una relativa responsabilità per lo stesso uomo. Ecco, Franz Kafka dice queste, cioè bisogna anche considerare la prospettiva nella quale si situa, insomma, Franz Kafka, no? Quindi voglio dire, quando Kafka si domanda a proposito delle sue riflessioni sulla religione cristiana e sul concetto di peccato originale, Kafka esclama, ma come può, si domanda lui stesso, come può peccare un uomo? Cioè, come può peccare un essere umano, un individuo? Le angosce di Kierkegaard sono peggiori ancora. Sì, come gli si può essere addossata una responsabilità così schiacciante all'individuo? E quell'individuo è quello l'uomo che si ritrova dopo nelle stanze del casermone, del processo, dove viene schiacciato da un peso, pur essendo innocente. Perché la più grande colpa
di questo individuo era quella di essere stato innocente, e quindi gli hanno dovuto ricostruire questo grande senso di colpa e gli hanno dovuto dire che lui ha in originario ha peccato e quindi è un peccatore. E capisci qual è il punto di vista nel quale si situa Franz Kafka, che è interessante, comunque insomma ognuno legge quello che vuole. Comunque un'ultima cosa, proprio ultima però, sì, visto che ogni tanto vi sento che leggete dei documenti storici, avete letto un capitolare di Carlo Magno tempo fa, no? Perché non leggete anche, non so se potete procurarvela, un'omelia di Rabano Mauro, che è un vescovo del IX secolo, che ammonisce i propri fedeli che hanno dato aiuto alla Luna durante un'eclissi. È molto divertente, anche è breve, ma è veramente divertente e ti dà anche uno scorcio di storia di alto medioevo. Veramente. Vedremo di procurarla. Sì. Vai, grazie. Si ciao. Trova anche nei libri normali, vabbè. Grazie, ciao. Pronto? Ciao. Ciao. Ciao ragazzi, sono Anna Maria da Venezia. Ciao Anna Maria. Ciao. Allora, mi ero che vi ascoltavano attentamente, però anche il sogno, quando lo fai, per esempio, ho un sogno che mi ricorderò finché vivo. Perché io, è difficile che mi sogna, Perché sì, è difficile. Ti ricordi, sì. Io per solito faccio sogni di quelli là, ma però uno... Guarda, non, guarda, voi altri, se io dico, neanche lo crederei. Guarda che è successo proprio vero, sai? Ammetti che io ho sognato. Per esempio, mi trovavo in ospedale, no, civile di Venezia. Mia madre, ed era su riva, dove che c'è San Giovanni e Paolo, sai, vicino alla riva. Con la mano mi chiamava. E c'erano quattro uomini vestiti di nero. E mi buttava sempre più in rio, perché non dovessi avvicinarmi di lei. E mi nella disperazione che c'ero di notte, mi sei di soprassalto con paura, col terrore, no? Sì. Guarda, dopo un giorno, si arriva la disgrazia di mio cugnale, Maria di mia sorella, che si sta negando, era molto scafista, no? È andato con la testa dell'acqua, si è negato, e tendo per i poveri. Però che credo ste robe qua, perché non mi sogno mai. Però come sogno, madonna, mi fa una di che paure che di volte dice mai sogni, di volte dice esposizione, magari perché ti mangi tanto a sera, o perché ti ha magari qualcosa di nervoso, perché dice una cosa di psicologico che magari non ti ha nervosio dentro di te. Ma guardi, questa cosa qua non è un anno che è successo, è 12 anni e ancora so qua che penso. Anna Maria, Anna Maria, mi senti? Dimmi. Posso farti notare una cosa? Certo, sia giusta nel tuo argomento. Sia gli elementi del sogno, no? Sì. Sia il fatto che è successo, erano tutti legati alla tua famiglia. Sia la persona che è morta, no? Certo. Sia gli elementi che tu hai sognato, cioè tua madre, la riva di Venezia, eccetera, erano tutti elementi legati alla tua famiglia, giusto? È giusto o no? Sì, ecco. È vero. È importante questo, no? Perché il sogno che hai avuto tu è un classico sogno da veggente. Cioè, quando è che abbiamo i sogni da veggente? Sì. Quando conosciamo tutti gli elementi che partecipano a un evento importantissimo per noi altri. No, ti chiedo gioco. E solo quello fu un sogno, è un classico sogno da veggente. Infatti perché i veggenti venda quel che lo rivede? Sì. Perché non può vedere niente. Perché per vedere qualcosa del futuro che accadrà, innanzitutto... Guarda, me la sento io prima che arriva. Esatto, bisogna essere coinvolti, capisco? E dopo bisogna che sia coinvolto delle cose che noi conosciamo. È vero questo. Ascoltami, però un'altra cosa volevo domandare voi due ragazzi. Perché è una mentalità mia, però dicono so tutti, e dice che quando ti sogna il padre sono cose belle, e ti sogna la madre e dice che ti chiama disgrazie. No, non sta a dare retta a ste robe. Questo non volevo essere sicuro del fatto mio, no? No, questo non è già... vero? No, non è vero. Guarda, ho detto, è come quello del gatto nero che attraversa la strada, stessa cosa. Di volte varia desiderio di sentire mia mamma in certi momenti, perché essendo sua ti ha capito. E avoria proprio che venisse proprio il sogno di parlarmi,
di comunicarmi, quindi per i poveri. Vinto. E lui si dice che siamo disgrazie. No, no, non c'ava disgrazie. Quello che comunque tu sogni di tua madre sono cose che tu conosci e che pensi che lei avrebbe potuto dire. Il problema in questi casi, in questo tipo di sogni, che se tu ti concentri molto su questo tipo di sogno, potrebbe benissimo arrivare qualche lemure, qualche spiritello e giocare sulla tua credulità. Cioè, gli spiriti neri cosa fanno? Mettono in ginocchio le persone, no? Ma che, sai ragazzi, io da bambina mi hanno fatto prendere tanta paura, tanta. Adesso c'è un periodo, anche mia Maria se mi faceva troppa paura, adesso non basta, perché ho detto, bisogna che mi vinca la paura. Certo. Perché in casa mia sola non stavo, perché avevo paura. E mi ho fatto tutta la buona volontà, questo bisogno che la paura la faccia andare via. E sono riuscita, sai. Io so cosa vuol dire combattere la paura. So quanta fatica ci si mette. Sono riuscita perché mica avevo il terrore, basta che sentivo muovere magari il soffitto o magari una finestra, saltavo come ti sa una, certo, una che salta per aria, come una che ha per esempio il nervoso. Certo. Mi ero uguale. Invece ho detto no, mi bisogna che mi metta in attenzione e ha paura, bisogna che mi faccia cavare via. Devo vivere e non avere paura di nessuno. E sono riuscita. Con tutta la mia forza di buona volontà. Brava. Brava? Sì. Brava. E comunque questo costruisce forza, che eh? Che vuole confiantire di quello che si dice, perché se ti vuol far tante robe, guarda che bisogna avere un pizzico di buona volontà. Primo il passaggio per diventare apprendista strega o apprendisti stregoni è vincere la paura nella vita. No, mi pare che avevo il terrore, cioè, di morte, perché ti posso dire, ho paura che di morte, perché ho detto, guarda, ti riti, ma mica ti dico, vado a sera, questo mamma mia, adesso dormo, che mi dismisce domani mattina. Che ti importa? Il terrore più brutto, mica varia, se mi maiassi, che varia da tribù e arte, e da partir più che altro e dopo morirmi il terrore, mamma mia, madonna, guarda, sarebbe una disperazione. E bisogna che non pensi neanche a quello, perché se mi stavo qua con l'idea di pensare che ho da morire, no, mi metto prima il tempo, ma non te l'hai capito nel senso come che voglio l'ho dire, capito. Sì. Abbiamo capito come perfettamente, come se andare via questo, se andare via l'altro, andare via anche a quell'altro, no? Ah, sì. Perché bisogna fare tutta l'attenzione, non pensare mai male. È vero o no? Certo, pensare male è sempre brutto. Ecco, ragazzi, ciao. Ciao. E grazie di tutto. Niente, okay, grazie a te. E complimenti della vostra trasmissione. Grazie. Io adesso ti sei la vostra. Va bene. Ciao. Se ricordiamo sempre che per intervenire c'è 049 700 700. E sì, beh, comunque ricordo sempre il numero telefonico 049 700 700. Ciao Anna, sono arrabbiata con voi. Perché? Ma come si fa a dire che ci vuole un po' di buona volontà per buttar via la paura? Chi vuoi che stia bene con la paura? Nessuno. E perché ci vuole buona volontà? Perché io non la voglio mica, sai, la paura. Ma è un combattimento, cioè la paura non è un oggetto, è dentro di te. È un sentimento. Sì, è come tu percepisci il mondo, no? Come ti atterrisci davanti al mondo. E allora, siccome il mondo ti atterrisce con delle sciocchezze tutto sommato, occorre un compattarsi per dire queste sono sciocchezze. Perché allora io non ci riesco? Io sono una paura nelle paure. Non ho paura della morte che si venga a prendere me perché lo so che devo morire. Ma guarda, mi penso che quel giorno sarà perché sarò più a niente. Io ho paura della morte di chi mi sta vicino e di dover sopportare il dolore. Cioè, come spiegare questo sentimento? Ma guarda che è comune, sa. Tutti che ha paura del dolore fisico hanno paura di perdere i propri cari. Dare è molto comune. Mi è stato detto, molto semplicemente, dai cervelloni, che io ho paura di vivere. Indubbiamente. No, non è così. Per me hanno sbagliato. Io ti potrei citare casi di psicologia che dice che aver paura della morte significa dare un'importanza forse eccessiva al corpo fisico. Cioè essere così attaccati al corpo fisico, al bisogno del toccare, di avere un corpo fisico, che sia paura della morte che te lo possa portare via. Io e Francesca abbiamo due opinioni diverse. Sì. Comunque ragazzi miei, la paura si combatte. Si combatte. Sì, la si combatte con le tecniche dell'agguato.
Cioè, si cerca di stare attenti, cos'è che ci fa paura, in che condizione ci fa paura e come ci tocca dentro di noi. Quando si è messo a posto questo, la si agguanta e la si stoppa. In magia, ad esempio, la paura viene utilizzata per diventare dei lupi mannari, pensa. Per diventare lupi mannari. Parlavamo appunto con la Manuela, l'altra trasmissione, dopo la trasmissione, che sono delle tecniche magiche che dicono che tramite la paura, condizionandola, avendo una forte paura e utilizzandola, si può diventare lupi mannari, che sono quelli che non hanno paura per eccellenza, perché un lupo mannaro, sai, se tu hai la cognizione anche dal punto di vista dei film di cos'è, non ha paura di niente, eppure viene utilizzata tramite rituali di magia anche contemporanea per diventare lupi mannari. Vorresti dirmi che il lupo mannaro è una cosa esistente? No, può diventare, non è che esista, può diventare, è una tecnica magica, l'immagine. Cioè, è un'immagine.